Buonasera a tutti amici, bentornati. Ora quiero leer la formación. Voglio leggere la formazione. Sì. Inter che scende in campo col 3-5-2. Onana in porta, difesa 3, la stessa delle volte scorse. Acerbi, Bastoni, Skriniar. Centrocampo, Darmian Gagliardini, Madonna mia. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, attacco Lautaro, Dzeko. Il Verona risponde con Montipò, Davidovic, Ian, Ceccherini, De Paoli, Ilic, Tameze, Doig, Callon, Lazovic alle spalle di Djuric. Gioca con un 3-4-2-1. Per quanto riguarda, ragazzi, la presenza di Gagliardini, l'ho già detto, continuo a ripeterlo. Io mi faccio il segno della croce due volte, anzi me lo faccio in continuazione. Qua c'ho dell'acqua. Immaginate che questa sia acqua santa. Bevo un po' d'acqua per sperare che vada tutto bene. Facciamoci il segno della croce, amici miei, perché oggi non lo so come va a finire con Gagliardini in campo. Non lo so come va a finire. Qua ora ci dobbiamo appellare ai santi. Intanto, ragazzi, squadre in campo, pochi minuti e si comincia. È giusto ricordare, ragazzi, che nella giornata di oggi, quelli là, i nostri prossimi avversari in Supercoppa, hanno pareggiato a Lecce. Quindi, dovessimo vincere, potremmo prendere 3 punti a quelli lì e 2 punti a quelli là. Però dobbiamo battere il Verona, questo mi sembra scontato. Intanto, ragazzi, è iniziata Inter-Verona. È iniziata la partita, amici miei. È iniziata, speriamo vada tutto bene. Primo pallone lo giochiamo all'indietro con Skriniar. Intanto, ragazzi, ci facciamo vivi in zona d'attacco. Attenzione, Mkhitaryan entra in area. Di Marco anticipato. Attenzione, Gagliardini. Non è finita, Lautaro. Lautaro! È il toro! Al minuto 2:40 l'Inter già la sblocca col solito Lautaro! Inter 1, Verona 0. Partiamo a razzo, amici miei. Prima occasione, primo gol. Sì, è il toro de Bahia Blanca, l'uomo che sta tenendo in piedi le nostre speranze, che sta tenendo in piedi la baracca. Fa gol a Monza, ci salva contro il Parma e oggi la sblocca. Inter 1, Verona 0, la sblocca il toro. 1-0, bell'inserimento di Mkhitaryan. Palla che finisce al limite dell'area. Lautaro si gira e di sinistro la insacca. Dai, ragazzi, 1-0, gol di Lautaro. Dai, ripartiamo, ragazzi. Su, su, signori, su. Che dopo il primo gol non abbiamo fatto più nulla. Dzeko prova ad aprire, ma Tamez intercetta. Fallo per il Verona. Signori, dobbiamo segnare il secondo gol. Oh. Oh, cos'è questa rilassatezza che sbagliamo gli appoggi, sbagliamo i passaggi? Qua bisogna segnarlo il secondo gol, perché non cade dal cielo il gol del 2-0. Lo devi segnare, devi creare le condizioni per fare gol. E che pensi, che i gol arrivano perché gli chiedi al Signore? Il secondo gol devi fare, amici miei. Dai, Ciala. Ciala almeno tiene. Dai, dai. Dai, Miki! Fuori di pochissimo! Mkhitaryan aveva trovato un varco, ha provato a calciare, ma la palla è uscita, è stata pure deviata. Quindi c'è calcio d'angolo. Mkhitaryan è andato vicino al gol del raddoppio, c'è stata pure una deviazione, mi sa. Sai che forse non c'era la deviazione? Però vabbè, ci ha segnato il corner, ce lo teniamo. VAR. Controllo VAR, perché? Ma è pro o contro? Che succede? Che cos'è? Possibile fallo di mano? Ah, possibile fallo di mano. Vediamo. Forse ci danno un rigore, eh? Ragazzi, vabbè, si capisce tutto da questa inquadratura. Ah, bello. Vedere un fallo di mano da questa inquadratura si capisce. Ecco, vediamo. Bah. Bah. Posso dire, secondo il regolamento è rigore.
Secondo il regolamento è rigore, perché quello alza un po' il braccio così. Però secondo me questi non sono rigori chiarissimi. Cioè non è un rigore nettissimo. Cioè lui prova a murare, ha le mani così. Mkhitaryan tira la palla, lo tocca qua, non allarga il braccio. Quindi lo dà o non lo dà? No, sembra che non voglia darlo. Episodio dubbio però. No, raga, non è rigore, dai. No, 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 no. Non è rigore, ragazzi. Lo dà o non lo dà? Oh. Oh, bello, deciditi però, eh. Non lo dà. Posso dire, ah, raga, non è rigore, eh. Lo dico onestamente, cioè, se quello è rigore, facciamo una regola dove tutti i falli di mano devono essere sanzionati. Dai, ora dovrebbe fischiare. Siamo al minuto 47, può fischiare direttamente adesso, tanto cosa cambia? Finisce così, e infatti non ci fa battere la punizione. Fine primo tempo, Inter 1, Verona 0. Ragazzi, Inter tutt'altro che esaltante, che però sta conducendo per 1-0. Bisogna chiuderla, cioè bisogna fare il 2-0 perché non vorrei rivedere lo stesso film che ho visto a Monza. Tutti ora si concentreranno nell'analizzare il rigore non dato, non dato, non dato in questo caso. Dico, mentre l'episodio di Monza è un episodio clamorosamente grave, cioè un gol regolarissimo che non c'è stato convalidato, questo secondo me è un episodio già più opinabile, perché è vero che il tiro di Mkhitaryan era diretto verso la porta, però è anche vero, questo bisogna dirlo, che il braccio non allarga il volume del corpo, quindi può anche da non dare rigore. Acerbi prega, ma Acerbi preghi sempre. Capisco che ormai vedendo Gagliardini, Correa, vedendo anche alcuni giocatori che giocano, ci può stare che tu possa pregare in continuazione. La stessa cosa che dovremmo fare tutti noi. Ma pregare a primo, secondo tempo, e che sei? E che siamo al cammino di per Santiago de Compostela, che dobbiamo pregare. Preghiamo, preghiamo, Acerbi, prega. Speriamo possano portare frutti le tue preghiere. Io ormai mi sono rassegnato. Padre nostro che sei. Barella in panchina. Bare, Bare, torna. No, Bare, Bare. Bare. Allora, per il derby ti voglio. Oh. Se qualcuno si azzarda a paventare solo l'ipotesi di mettere Gagliardini al derby, non mi interessa come. Anche se Barella ha un problemino, il derby lo deve giocare lui, eh. Non mi interessa. È iniziata la ripresa di Inter Verona e il Verona punta subito all'attacco. No! Eccolo, l'ho visto, si scalda Correa. Si scalda Correa, si scalda Correa, si scalda Correa, si scalda Correa, si scalda Correa. Si scalda Correa, ecco. Lo sapevo. Cross dentro, via, meno male. Io quando vedo Correa penso già al peggio. Sarà una mia strana sensazione, ma non lo so. Sai come quando vedi qualcosa di strano? Dai, ecco, Gagliardini. Ma come corre, mamma mia. Sembra uno che sta andando a fare una ciaspolata. Avete mai visto? Conoscete le ciaspole? Le passeggiate con le ciaspole? Gagliardini sembra che abbia le ciaspole. Dai che c'è un contropiede. Dai, Hakan. Dai, Hakan. Dai, Hakan. Madonna, che palla di. Potete capire. Lungo da Acerbi per Lautaro. Lautaro riesce a scappare. Lautaro, Lautaro, Lautaro con lo scavetto! Lautaro! Annullato. Perché? Ma qua ormai è una regola. Ogni volta ci annullano un gol. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Ogni volta ci annullano un gol. Questa volta perché? Perché ce l'hanno annullato sto gol? Per cortesia, almeno, Fabri, amico bello, se c'è un dubbio, almeno puoi andare al VAR, t'avviso, vediamo. Ragazzi, ma non è nulla. A me sembra gol. Vediamo da qua. Ragazzi, non è nulla.
Dai, no, se questo è fallo, davvero, facciamo danza classica. No, vabbè, ma dai, cioè, dai, già facciamo pena. Ma dai, sì, va bene, dai. Vabbè, da serie, il VAR con l'Inter può anche non essere utilizzato. Già siamo penosi. No, dai, quello è fallo? Quello è fallo? Cioè, Davidovic che è alto 1,95 m... su un contatto così va a terra? Che è alto 10 cm in più di Lautaro, minimo? Dai, per cortesia. Sì, vabbè, ok, il VAR, allora, fatte da oggi, il VAR con l'Inter può anche non essere usato. Sì, no, raga, anche questo è un errore, eh. Perché se questi sono falli, facciamo una nuova regola dove ogni contattino fischiamo fallo. A maggior ragione se parliamo, cioè, quello per una cosa così va a terra in quel modo? Che è alto 10 cm in più? Ma stiamo scherzando. Cambio per l'Inter. Dentro Correa. Oh, perico. Dentro pure Aslani per Çalhanoğlu. Pure Çalhanoğlu. Ora ha tolto Çalhanoğlu quando ha Gagliardini in campo che è... preferisco farmi togliere senza anestesia 8 denti piuttosto che vederlo in campo. Con chi rilanci? Con chi riparti? Chi ti dà qualità a centrocampo adesso? Perché ha tolto Çalhanoğlu? Infortunato. Ma sta benissimo, dai. Sta benissimo Çalhanoğlu. Può giocare 20 minuti. Mamma mia, che c'ha? 90 anni. Fallo per il Verona. Adesso... Ma io... Mamma mia, ma ci vuole una pazienza. Ora voglio sapere con chi riparti. Ora però passiamo 15 minuti a soffrire come bestie. A soffrire come le bestie. Passiamo col Verona in casa. Fuori Di Marco e dentro Gosens. Vabbè, questo cambio lo posso... dentro Barella. E fuori perché non Gagliardini? Perché tu non togli Gagliardini? Ma io ti voglio fare questa domanda. Perché non togli Gagliardini? Ma cosa t'ha fatto Gagliardini? Ma io non lo so. Gagliardini avrà qualche sicario. Avrà qualche sicario che minaccia gli allenatori dell'Inter. Cioè non lo toglie. Ora meno male che ha messo Barella. Quindi un po' la qualità dovrebbe aumentare a centrocampo. Cioè, levare Gagliardini si può o c'ha, non lo so, qualche cosca che lo protegge? Cioè, non capisco, davvero. Correa si fa anticipare, ma... Donna, Correa è proprio... Tu chiedi, qual è il giocatore inutile? Correa, proprio... Dai, Lauti, dai. Dalla. Dai. Gagliardini. Ecco, perde palla. Ma che mamma santissima. Dentro per Correa che ovviamente rallenta. Correa. Allarga per Darmian. Correa falciato. Dai, magari lo sveglia. Barella. Entra in area. Barella. Ciao, ormai. Dentro per Aslani. Può provare da fuori. Aslani. Tira, Christian. Tira. Aslani! Tiro fuori non di molto di Christian. Toglie Lautaro, ma questo è scemo. Ma io non lo so. Ma io dai, no, io me ne vado, ragazzi. Per cortesia. No, io me ne vado, veramente. Mette un bambino quando devi, Io me ne vado, veramente, basta. Cioè, dai, non è possibile. Cioè, tu ora non tieni un pallone? Come pensi di conquistarti i falli se hai uno inutile e un ragazzino? Me lo devi spiegare, caro Inzaghi. Ora, come tieni palla nei minuti finali? Voglio saperlo, che hai un ragazzino e un altro che è l'emblema dell'inutilità in persona. Sì, dai, io me ne vado. Cioè, ma questo lo fa apposta?
fare sti cambi che... Cioè, ma io non lo so, cioè, Carboni non l'hai fatto entrare neanche sul... In delle partite che hai stravinto, neanche con lo Spezia l'hai fatto entrare, che hai vinto 3-0, neanche col Bologna che hai vinto 6-1 in partite del... Vorrei usare una parolaccia, ma mi sto sforzando di non usarla, ma avete potuto capire il concetto. Andiamo, Carboni, che fa? Bravo, si guadagna... Oh, si è guadagnato un fallo, ma ragazzi, non è Carboni il problema. E il problema è chi lo... Cioè, ora almeno si è guadagnato un fallo. No, attenzione! No! No! Contropiede, no! Occhio, due liberi ci sono! Madonna mia, meno male che ha bloccato tutto Skriniar. Ma, oh, se c'era una squadra un po' più decente, questi ci purgavano! Cioè, ci infilavano come... Come il coltello nel burro, se... Ma, se avessero un po' più di qualità! Meno male che... Madonna! Ma io che devo fare con questo? Ma... Che ho fatto di male per... Via! Ma cosa? Madonna Gagliardini. Non farlo passare! Ma cosa la lasci? Che c'era Onana, la bloccava! Regaliamo una rimessa, ma io lo so, porca miseria! Una cosa assurda. Assurda, davvero. Cross dentro, via! Madonna, mamma mia. Via, buttala! Correa che poi... Fai fallo, Barella. Madonna. Via! Oh. Vai, Correa. Riesci a tenerla? Neanche, ma sei... Madonna santissima, ma io che... Ma... Dai, fischia almeno. Fischia? Fischietto in bocca? No, ultima... Finisce qui. 1-0 per noi. Fine partita. La nostra Inter ha battuto 1-0 il Verona, eppure oggi dobbiamo ringraziare Lautaro Martinez. Lautaro è stato criticato da tanti interisti, soprattutto durante il mondiale. Tutti hanno detto, sì, ma non ha segnato, ha segnato solo un gol su rigore contro l'Olanda. Però da quando è tornato ha segnato a Monza, ha segnato col Parma e oggi ci ha portato a casa i 3 punti, perché ha segnato il gol decisivo dopo 3 minuti. Detto questo, è l'uomo che sta tenendo in piedi la baracca, perché se non ci fosse Lautaro per l'Inter sarebbero dolori, perché non c'è nessuno che fa gol, la squadra pure oggi sì, ha battuto 1-0 il Verona, però ha balbettato, bisogna dirlo. Noi dobbiamo essere contenti per il risultato finale, dobbiamo essere contenti per la classifica, perché comunque oggi tu hai raggiunto la Juventus, che ieri è stata sconfitta malamente dal Napoli, 6-1 dal Milan, che oggi ha pareggiato a Lecce. Però, detto questo, non hai rubato punti al Napoli, perché il Napoli ieri ha dominato, ha battuto la Juventus e per il momento è a +9 dal Milan. Diciamo che hai raggiunto Juventus e Milan, più o meno, sei nella loro stessa posizione. Non è una posizione bella, però, perché non puoi essere a -10 dalla prima... A metà gennaio. Detto questo, però, ricordiamocelo che i campionati finiscono a maggio e non a gennaio. È vero che tutto può cambiare, però, per quanto mi riguarda, pure oggi non voglio essere troppo rigido, non voglio essere troppo cattivo, però questa squadra non ha superato un esame importante, l'esame di maturità. Nel senso, pure oggi l'Inter non ha dimostrato fino in fondo di essere una squadra matura, perché sì, è vero, è partita bene, ha segnato il gol dell'1-0, però ha ruminato, ha speculato sul gol di scarto per tutta la partita e soprattutto non ha mai dato la sensazione di essere una squadra sul pezzo, perché io continuo a pensare che questo sia un momento un po' difficile della nostra stagione, perché dove continui a balbettare, perché eccetto nella partita, l'ultima Inter bella che ho visto è stata quella contro il Napoli, quella che ha battuto il Napoli, ha offerto una grande prestazione, lì ho rivisto la vera Inter. In queste ultime 3 partite contro Monza, Parma e Verona
Ho rivisto un Inter un po' balbettante, ho rivisto un Inter un po' imprecisa, un Inter un po' poco cinica che ha continuato a ripetere certi errori. Oggi non hai fatto una partita molto diversa da quella che hai fatto a Monza, nel senso hai segnato e poi non hai voluto uccidere le speranze dell'avversario. La differenza è che però il Verona è più debole del Monza. Il Monza in più è in un ottimo momento di forma, oggi ha pure battuto la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. Il Verona è quasi condannato alla Serie B, quindi hai passato meno, hai avuto vita un po' più facile. Detto ciò, bene i 3 punti, bene il risultato finale, bene la classifica, ma ragazzi, dobbiamo migliorare. Questo è logico, dobbiamo migliorare perché continuiamo a non dare la sensazione di essere una squadra mentalmente tranquilla, di essere una squadra che è padrona fino in fondo del suo destino. E il nostro allenatore, oggi tutti parleranno bene di lui, però per me non ha fatto dei cambi intelligentissimi, li ho commentati pure in diretta. Cambiare Lautaro Martinez e mettere Carboni a 4 minuti dalla fine non ci ha fatto conquistare. Sì, ci ha fatto conquistare solo un fallo dove è stato molto bravo il ragazzino, ma è chiaro, Carboni, per quanto sia un ragazzo promettente, non ti dà le stesse garanzie che ti dà Lautaro. Così come Bruttino, non ho scusate. compreso questa cosa, cioè come fa Gagliardini a rimanere in campo 94 minuti, cioè che non teneva un pallone, cioè centrocampo con poca qualità, ok che è tornato Barella e quindi hai tenuto un po' più di palloni nei momenti finali della partita, cioè dal 75esimo all'85esimo, ma hai tenuto palla più per consolidare il vantaggio che per segnare il secondo gol e chiudere i giochi. Questa è la verità. Cioè, hai giochicchiato per lunghi tratti della partita. C'è di buono, ripeto, l'unica cosa è che la classifica si sta un po' raddrizzando, non è cambiato nulla per quanto riguarda la lotta a scudetto, perché anzi, il Napoli continua a correre, non intende fermarsi, devi sperare nel blackout generale del Napoli, però è chiaro che devi cambiare un po' di cose, perché ora tutti diranno: ma come fai a contestare? Come fai a parlare male della squadra pure quando si vince? Ragazzi, bisogna giudicare un po' tutto a 360 gradi. Oggi ho visto un Inter che ha vinto, ma non ha convinto fino in fondo. Questo è chiaro, in più è chiaro. Quando giochi in casa hai di solito meno, hai il pubblico a tuo favore, quindi è anche un po' più facile controllare le partite. Oggi a Monza eri fuori casa. Questo può sembrare un dettaglio secondario, ma non lo è per nulla, perché a Monza ti guadagni un fallo, e lo stadio ti fischia. In casa col Verona cincischi un po', magari ti guadagni un fallo al limite dell'area e lo stadio ti applaude. Giocare in casa facilita un po' certe cose, però io penso che non sia giusto esprimere solo giudizi positivi su questa squadra dopo la partita di oggi. C'è di buono che oggi è stata una giornata che è girata a tuo favore. Mercoledì c'è la Supercoppa, si incontrano due squadre secondo me in crisi. Il Milan è in crisi perché nelle ultime 3 partite contro Roma, Torino e Lecce ha pareggiato 2 volte, ha perso in Coppa Italia col Torino. Tu in queste ultime 3 partite hai vinto, perso e pareggiato. Bruttino, scusate. Hai vinto 2 volte, hai vinto 2 volte, scusate, ma col Parma ai supplementari e oggi soffrendo in parte, non del tutto perché il Verona di occasioni ne ha create pochissime, ma soffrire, ragazzi, non vuol dire concedere occasioni, soffrire è anche non tenere palla, restare chiuso nella tua area di rigore negli ultimi minuti. Questo significa soffrire anche nel calcio. Quindi, cioè, hai passato il turno malamente col Parma e oggi hai vinto così contro un Verona condannato alla retrocessione. Quindi non siamo, secondo me, guariti totalmente, non abbiamo eliminato del tutto certi problemi. Le cose buone di oggi sono senz'altro, come ho già detto prima, la classifica che hai rubato punti a delle tue concorrenti, la prestazione di Lautaro Martinez che è sempre più uomo chiave di questa squadra, che se non fa gol lui, se non decide le partite lui, non le decide nessuno. 3 partite,
Monza, Parma e oggi tre gol importanti anche perché col Parma ci ha fatto pareggiare e oggi ci ha fatto vincere. Di buono c'è anche che hai recuperato Çalhanoğlu, che hai Dzeko che comunque il suo lavoro lo fa. Di meno buono c'è tutto il resto, la mentalità complessiva che continua ad essere abbastanza scadente, a tratti superficiale, e il fatto che non sai uccidere le speranze degli avversari e che continui a concedere campo troppo e spesso e volentieri agli altri, e che non sei mai lucido nei momenti essenziali, non sei né lucido né cinico nei momenti essenziali. Questo bisogna dirlo con grande chiarezza. Speriamo di recuperare tutti, ora per la Supercoppa dovrebbe rientrare a disposizione anche Lukaku, speriamo di vincerla perché, chiariamo, Inter e Milan sono due squadre in difficoltà. Chi vince, quella che se si dovesse vincere la Supercoppa mercoledì sarebbe importante, in primis perché vince un trofeo che per quanto sia un trofeo di seconda fascia, comunque ti può far prendere in giro il tuo avversario numero uno, e secondo ti può dare una scossa a livello morale. Sì, potrebbe darla a noi così come potrebbe darla a loro. Speriamo di vincere per tante ragioni, anche se dobbiamo essere consapevoli di una cosa: dobbiamo migliorare. Questo è poco ma sicuro, ragazzi. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio, è stata una bellissima live, abbiamo commentato una partita che fortunatamente abbiamo vinto. Speriamo di commentare altre vittorie insieme. Sempre forza Inter, ragazzi. Di Milano è il simbolo regale, il biscione e l'FC Internazionale. Sempre forza Inter, prendiamoci sti 3 punti e andiamo a dormire. Amala, ragazzi, ciao, alla prossima.